Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Dovrebbe essere con noi la nostra ambasciatrice a Washington, eccola, la vediamo. Marco Minniti, presidente di MedOr, la nuova fondazione di Leonardo, ex ministro degli interni, ex autorità delegata dell'intelligence, Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, ex direttore del DIS e ex segretario generale della Farnesina. È un'occasione molto rara averli assieme con Mariangela Zappia, sono tre protagonisti dell'interesse nazionale. Avremo una discussione aperta a ritmi intensi come sono le carriere tre alti funzionari dello Stato. Il primo tema è l'interesse nazionale, che è il motivo per cui ci incontriamo nella cornice di Repubblica delle Idee. Grazie a voi di essere qui e a chi ci segue da casa attraverso il web. L'Italia è al centro di fatto di una contesa fra l'Occidente, la Russia e la Cina. L'abbiamo visto durante i recenti vertici della NATO, del G7, l'incontro di Biden con la UE, si è parlato di questo, quindi come definire il nostro interesse nazionale in questa nuova cornice. Darei prima la parola all'ambasciatrice Mariangela Zappia. Prego. Grazie direttore, grazie a Repubblica per questo invito, congratulazioni a Repubblica delle Idee che sta toccando i temi che contano per tutti. Saluto gli amici Giampiero Massolo e Marco Minniti e sono felice di partecipare con loro a questa conversazione. Saluto tutti coloro che sono in sala in questo momento in questa cornice bellissima. È un piacere essere qui ed è un piacere partecipare ad una conversazione, quella sulla definizione dell'interesse nazionale, che definisco una conversazione necessaria, urgente e che a mio avviso va allargata. Qui siamo tra, diciamo, tra tecnici e professionisti, ma in realtà quella dell'interesse nazionale è una questione che riguarda tutti. È una questione che deve essere in qualche modo condivisa anche, quindi al di là di quello che è a mio avviso un modo tecnico di definirla, e il modo tecnico forse lo sentiremo anche dopo, coincide naturalmente con quella che è la nostra storia, con quella che è la nostra posizione geografica, c'è un modo secondo me nel quale dobbiamo uscire un po' dall'ambito tecnico, muoverci forse in questo perimetro, ma guardare alle cose che contano per tutti. Questo è un po' il punto che io vorrei fare oggi e credo che sia in questo momento particolarmente importante ed impellente definire insieme come società quello che è l'interesse nazionale. Una sorta di, se vuole direttore, una sorta di metodo bottom-up nel quale tutti insieme dobbiamo capire quelle che sono le priorità, guardando e facendoci la domanda di che cosa vogliamo la nostra Italia, del nostro paese, come la vogliamo tra 10 anni, tra 20 anni. Il motivo per il quale credo che si debba allargare questa conversazione innanzitutto alle giovani generazioni, perché sono quelle che ci devono indicare la strada di dove andare. Credo che in questa ricerca di una consapevolezza comune dell'interesse nazionale ci siano dei temi che sono impellenti, dovuti anche alla contingenza che stiamo vivendo, e ineludibili, e questi sono quelli che io definisco un po' i beni pubblici globali, cioè le cose che riguardano tutti, la salute, quindi la lotta alla pandemia, ma anche la prevenzione, la resilienza dei sistemi verso le pandemie future, il cambiamento climatico, la necessità quindi di lottare contro il cambiamento e di crescere in modo sostenibile, società resiliente, un sistema economico resiliente, un sistema economico che affronti il tema delle disuguaglianze e quindi il tema dei diritti, i diritti di tutti, i diritti delle donne, in modo particolare, questo è un punto che secondo me è importante da tenere. Garantire la sicurezza cibernetica, secondo me, è interesse nazionale. Garantire che le tecnologie lavorino a nostro vantaggio e non costituiscano un'ulteriore barriera, un'ulteriore frazione nella fatturazione della nostra società. Temi pubblici globali. Ora, tutti questi temi, secondo me, li ritroviamo molto chiaramente delineati nel nostro piano di
resilienza e di ripresa, così come sono delineati nei piani, per esempio, del paese nel quale vivo, gli Stati Uniti d'America, e a mio avviso è intorno un po' a questo piano che forse attualmente possiamo riunirci in un concetto di interesse nazionale. Repubblica delle Idee è cominciata con una bellissima intervista di Paolo Gentiloni che ha parlato di missione nazionale. Io non so se avesse in mente il concetto di interesse nazionale, ma secondo me le due cose sono molto simili. Altri parlano di mettere la casa in ordine come interesse nazionale. Anche questo è il piano di resilienza e di recovery, mettere la casa in ordine per affrontare meglio il futuro. Parleremo dopo forse anche di con chi condividiamo questa agenda, ma a mio avviso questo è oggi di interesse nazionale. Ognuno ha la sua parte, noi tecnici abbiamo la nostra, io operatrice di diplomazia e di politica estera ho la mia, ma ognuno di noi nel mestiere che fa ha la sua, il suo dovere da fare, quindi un senso di responsabilità da trovare insieme. Grazie, Gianpiero Massolo. Intanto grazie al direttore Molinari, grazie a Repubblica delle Idee, saluto anch'io l'ambasciatrice Zappia, Marco Minniti, sono pezzi di vita non solo professionale che queste due persone, queste tre persone, ma è chiaro che mi riconosco nel quadro generale che l'ambasciatrice Zappia ha dato, vedo di mio quattro ambiti ai quali fare attenzione sotto il profilo delle sfide all'interesse nazionale. Intanto, e paradossalmente, parlando di dimensione esterna, ma il primo ordine riguarda il fronte interno. Credo che sia che non si possa facilmente, oggi come oggi, difendere e promuovere l'interesse nazionale se il sistema Italia, il sistema istituzionale prima di tutto, ma non solo, questo insieme di istituzioni, cittadini, imprese che è il nostro, che è l'Italia, se non impara a performare. E quando dico performare dico decidere in fretta, trovare rapidamente delle intese e operare altrettanto in fretta, all'altezza, con l'urgenza delle sfide con cui siamo confrontati, usando al meglio gli strumenti di cui disponiamo. E mi riferisco in modo particolare alla diplomazia, all'intelligence e allo strumento militare. In secondo luogo, la sfida che ci viene dalla geopolitica, e è chiaro che la prima geopolitica che ci a sfidarci è il Mediterraneo allargato e l'instabilità del Mediterraneo allargato. L'interesse nazionale è a un Mediterraneo allargato stabile, in questo momento non è una condizione che si sta verificando, massima attenzione a questo. Collegato è il terzo ordine di sfide ed è l'ordine che deriva dai flussi, e non mi riferisco soltanto ai flussi di persone, che sarebbe abbastanza scontato, quindi l'immigrazione e così via, mi riferisco a quella fondamentale esigenza di sicurezza che l'instabilità alla quale mi riferivo prima minaccia, perché l'instabilità è anche il risorgente terrorismo jihadista. Non pensiamo che sia finito, vediamo e osserviamo bene come muta, pensiamo ad un continente come l'Africa in cui si sta riformando, ma non solo, l'uscita del mondo occidentale dall'Afghanistan racconterà un'altra storia anche in quel paese, con il progressivo e neanche tanto progressivo rientro dei talebani. E poi anche una dimensione a proposito dei flussi che riguarda i flussi, diciamocelo francamente, follow the money, i flussi di soldi, e qui il grande tema degli investimenti, il grande tema della tutela dell'interesse nazionale da investimenti ostili, ad esempio. E comunque la promozione invece viceversa della nostra presenza, del flusso viceversa, del nostro investimento all'esterno. E poi, e diceva bene, questo è il quarto ordine al quale mi riferisco sotto forma, diciamo, dal punto di vista delle sfide all'interesse nazionale, il dominio cibernetico. Dominio cibernetico che riguarda soprattutto due aspetti sul piano dell'interesse nazionale. Il primo è chiaramente quello delle infrastrutture strategiche, perché è chiaro che se si pensa
che con uno schiocco di tastiera, magari da un paese molto lontano, per esempio dell'Estremo Oriente, si può, faccio per dire, ad esempio far saltare la cabina della luce del vostro quartiere. Questo non perché ci sia chissà quale complotto, perché magari un hacker che si diverte, pensate che se a divertirsi non è un hacker, ma sono governi, organizzazioni grandi, grandissime aziende che sono magari interessate a far fuori un pezzo di concorrenza, che sia concorrenza di governi, che sia concorrenza di aziende. E poi c'è un altro aspetto molto importante della sicurezza cibernetica, che è l'influenza sulle nostre vite, che non è solo influenza sul nostro privato, è anche influenza ad esempio sulla nostra proprietà intellettuale, è influenza sui nostri marchi, sui nostri brevetti, sull'originalità del nostro ingegno. Quindi io vedo queste quattro sfide come prioritarie: il fronte interno, la geopolitica, i flussi e il dominio cibernetico. Grazie. Marco Minniti. No, innanzitutto grazie per l'invito, grazie al direttore di Repubblica Maurizio Molinari, grazie a Repubblica delle idee. Dio sa quanto c'è bisogno di idee in questo momento, in Italia e forse nel mondo. Saluto con grande affetto Gian Piero Massolo. Nella mia precedente vita abbiamo avuto modo di collaborare anche lungamente. Saluto con grande affetto la nostra ambasciatrice a Washington, che chiamandosi come mia moglie Mariangela ha per me un nome indimenticabile. Interesse nazionale. Innanzitutto esiste? Sì. Esiste e non è una cattiva parola. Non è una cattiva parola, quindi è giusto perseguirlo. Cos'è in sostanza l'interesse nazionale? È tutto quello che fa uno Stato per garantire la serenità dei propri cittadini, dalla salute alla sicurezza, alla felicità, al lavoro. Il problema dell'Italia è che un pezzo del suo interesse nazionale non si gioca dentro i confini del nostro paese. Vorrei che qualcuno desse anche la notizia ai nostri amici europei che un pezzo dell'interesse europeo, ammesso che ci fosse un interesse nazionale europeo, io sono un sognatore e sogno sempre gli Stati Uniti d'Europa e penso che a un certo punto, facendo gli Stati Uniti d'Europa, ci sarà un interesse nazionale europeo. Nelle more, tuttavia, spero che anche i miei amici europei a un certo punto capiscano che un pezzo dell'interesse degli Europa si gioca fuori dai confini dell'Europa. Questo è più classico e più evidente per quanto riguarda l'Italia, si gioca nel Mediterraneo e dall'altra parte del Mediterraneo. Può apparire una cosa abbastanza contraddittoria, ma come, l'interesse nazionale si gioca fuori dai confini nazionali? Sì. In un mondo sempre più interconnesso, dove dipendiamo sempre di più gli uni dagli altri, guardate, la pandemia ha raffreddato l'interconnessione, ma non l'ha cancellata. Non è un caso che le grandi aziende che si occupano del trasferimento dei beni materiali hanno avuto un incremento straordinario, perché nonostante non ci si possa viaggiare, quei beni continuano a viaggiare lo stesso nel mondo. Ci sono alcuni che si sono impoveriti con la pandemia, ci sono alcuni che si sono incredibilmente arricchiti con la pandemia. Quelli che commerciano in beni materiali si sono particolarmente arricchiti. Non dimentichiamocelo mai. Si gioca dall'altra parte del Mediterraneo, si gioca in Africa, si gioca in un altro continente. Si gioca in un altro continente perché l'Africa nei prossimi 20 anni sarà cruciale per l'Italia e per l'Europa per 4 grandi questioni. Prima, l'esito della pandemia, il tema della sicurezza sanitaria. Non è possibile pensare alla sicurezza sanitaria di un continente senza guardare a quello che avviene, diciamo, a poche centinaia di chilometri dal nostro continente. Secondo, e c'è il tema della gestione delle questioni, diciamo, tra virgolette, dei deficit di crescita demografica. L'Europa cresce poco o nulla, l'Africa cresce in maniera impetuosa. Bisogna governare questi processi. Noi li chiamiamo, tra virgolette, con un termine che magari non viene compreso fino in fondo nella sua
radicale importanza, li chiamiamo migrazioni. Le migrazioni hanno accompagnato il mondo e continueranno ad accompagnare il mondo. Un grande paese non le subisce, li governa. Li governa tenendo insieme due principi: umanità, a cui non si può mai rinunciare, e sicurezza. Quando una democrazia mette in contrapposizione umanità e sicurezza, o sta perdendo se stessa o si è già persa. Terza questione, la lotta al terrorismo, ne parlava Giampiero. L'Africa oggi è uno straordinario incubatore di terrorismo. C'è Al-Qaeda, c'è Islamic State, ci sono le organizzazioni autoctone di terrorismo che sono in Africa. Un pezzo fondamentale della sicurezza dell'Europa e dell'Italia passa attraverso il confine meridionale del Sahel. Quello è il confine vero dell'Europa e prima l'Europa lo capisce e meglio è. Do qui una notizia soltanto per fare comprendere. Nei giorni scorsi, nella capitale del Mali, c'è stata una manifestazione straordinaria, politicamente molto importante. C'era molta gente. Dicevano Francia a casa e inneggiavano i russi. C'è qualche segnale che dovrebbe destare una qualche preoccupazione. Stiamo parlando del Mali, non stiamo parlando di altri paesi. Infine, l'ultima considerazione riguarda la sfida per le materie prime. Vedete, ognuno di voi ha in tasca uno smartphone. Noi dobbiamo sapere con grande chiarezza che quello che consente a questo smartphone di funzionare viene dall'Africa. C'è un nesso molto stretto tra Cupertino e l'Africa, tra quello che l'Africa produce e quello che sono le tecnologie più avanzate nel mondo. Questo fa venire meno una convinzione diffusa, cioè che l'Africa sia un continente povero. L'Africa non è un continente povero, è un continente potenzialmente molto ricco, impoverito da classi dirigenti non degne di questo nome. Ecco, se questo è l'interesse nazionale, voi comprendete che è una sfida da far tremare le vene ai polsi. Si tratta insieme di avere una visione e un'idea, e da qui Repubblica ci dà una mano straordinaria da questo punto di vista, ed avere anche gli strumenti per poterla realizzare. Vedete, lo dico nella maniera più semplice possibile, io sono uno che crede in una maniera più profonda nel rapporto tra etica e politica. E tuttavia un governo non è un'autorità morale. L'autorità morale sono le grandi religioni, sono le chiese. Un governo deve lavorare con impegno, nella trasparenza, nella chiarezza, per raggiungere quell'obiettivo che è il benessere dei propri cittadini. Una democrazia esiste esattamente per questo. Se non lo fa, viene meno al proprio dovere storico e al proprio dovere politico. Voi comprendete, quindi, che interesse nazionale, alla fine del mio ragionamento, ritorno con logica ciceroniana all'inizio, non è una cattiva parola, anzi è una buonissima parola. Lavorare insieme per gli interessi e il benessere del nostro popolo penso che sia la cosa più nobile che possa mai capitare a ciascuno di noi di poter fare. Quantità di analisi e profondità di dati che abbiamo ascoltato dai nostri tre panelisti ci suggerisce l'importanza di questo evento e anche la rarità di avere assieme sola occasione tre persone con un background e una competenza di questo livello. E adesso andiamo piano piano affrontando i diversi temi che sono stati accennati. Io partirei dalla necessità di una maggiore coesione europea. Tradizionalmente l'Unione Europea è il punto di riferimento iniziale e fondamentale dell'interesse nazionale italiano. L'Italia è in una situazione, diciamo, se vogliamo dire, di vantaggio tattico in questo momento rispetto agli altri alleati, ha un premier di grande credibilità e fiducia e soprattutto dopo la Brexit gli altri due grandi paesi europei attraversano una fase incerta politicamente per le imminenti elezioni in Germania con l'uscita di scena della Merkel e poi le elezioni in Francia cariche di incertezza. Dunque sta all'Italia rispondere alla domanda in che direzione spingere la coesione e l'integrazione europea. Ci serve di più per il nostro interesse nazionale e anche per quello europeo un ministro dell'economia europea, una politica africana come è stata accennata o la difesa comune, ad esempio, o un rapporto più forte con gli Stati Uniti. Mariangela Zappia. Grazie, direttore. È una domanda importante e in qualche modo io credo che sia importante capire anche la contingenza
proponiamo, lei l'ha accennata. Ovviamente io credo a noi conviene che l'Europa faccia dei passi avanti nella direzione di una maggiore integrazione, e questo non è soltanto un interesse degli europei e naturalmente in primis di quei paesi che hanno concepito questo progetto meraviglioso, tra cui l'Italia, ma questa è anche una, come dire, una convenienza per il paese nel quale mi trovo, e cioè questa alleanza tra Italia e Stati Uniti, che ricordiamocelo poi alla fine si fonda sugli stessi valori che l'hanno determinata, sono valori che sono tuttora attuali e forse sono in questo momento ancora di più di quanto non lo sono stati in passato. Questi valori alla fine sono valori democratici, un'idea di come vogliamo costruire le nostre società, e credo quindi che in questo momento non soltanto gli Stati Uniti abbiano un interesse a vedere un'Europa che si riallinea decisamente intorno a quei valori, ma vedono nell'Italia il nostro ruolo un ruolo veramente di in-between in un certo senso, un ruolo di ingresso, se vogliamo, in una concezione d'Europa che per gli Stati Uniti è sempre abbastanza difficile da concepire, questo lo dobbiamo sapere, cioè gli Stati Uniti d'Europa sono per l'America ancora una creatura strana. Io credo che è strana perché alla fine siamo 27 paesi, alla fine la famosa frase di chi si deve chiamare per parlare con l'Europa in qualche modo è ancora una domanda che qui ci si pone. Io credo che per l'Italia ci sia come dire, un'opportunità di mostrare che il progetto europeo è vitale, che ci sono dei paesi che inevitabilmente fanno da traino in questo processo, e che l'Italia in questo momento è forse il paese che può aiutare di più gli Stati Uniti a consolidare questo rapporto transatlantico e privilegiato con l'Unione Europea. Ancora una volta torno un po' anche al discorso che facevamo prima, perché anche questo è interesse nazionale, l'interesse nazionale delle nostre alleanze, che si riempie di contenuti che in qualche modo non dico che trascendano le ragioni stesse di queste alleanze, che sono storiche, come dicevo anche prima, ma che riempiono di contenuti attuali un'alleanza che, ancora una volta, si basa su valori e su principi condivisi. Marco Minniti parlava di serenità come interesse nazionale, oppure di rapporto tra umanità e sicurezza come interesse nazionale. Questi sono concetti fondamentali. Se le nostre alleanze si basano saldamente su principi di democrazia, di uguaglianza, allora siamo certi che come dire, i nostri cittadini potranno contare su un futuro di serenità, di prosperità, e dove la sicurezza non è mai un modo per, come posso dire, per mortificare quelli che sono i principi democratici sui quali si fondano le nostre società. Non si può, il compromesso non esiste, ci sono alcuni paesi, in particolare un grande paese che aspira a diventare la prima potenza mondiale, dove in fondo il sacrificio di alcuni dei propri cittadini viene considerato come un sacrificio che si può fare, guardando ad un futuro di potenza del proprio paese. Io penso che il sacrificio di pochi sia comunque il sacrificio di una società, quindi l'importanza dei diritti. Marco Minniti. Tutte le cose che lei ha detto, direttore, nel senso che noi dobbiamo abituarci a pensare più cose contemporaneamente. E purtroppo è finito in maniera, diciamo, penso ultimativa, il momento in cui si poteva scegliere una cosa da fare e poi le altre potevano aspettare. Siamo in un mondo in cui bisogna muoversi con una velocità straordinaria. Io penso che sia questa una opportunità per l'Europa, un'opportunità e insieme un dovere. La mia convinzione è che noi abbiamo una fase che si svilupperà per un certo periodo di tempo in cui ci sarà una contrapposizione, una sfida vera tra democrazie del mondo e
non democrazie nel mondo. Poi noi, siccome siamo europei, diciamo anch'io nella mia precedente vita mi occupavo di filologia classica, quindi sono uno che riesce anche a, diciamo, cesellare la parola. Abbiamo inventato il termine democrazie illiberali. Io me lo studio ogni volta e non riesco a venirne a capo, perché mi avevano spiegato una cosa da bambino, e cioè che una democrazia senza libertà non è democrazia. O prima o dopo mi convinceranno, ma sarà molto difficile. C'è una sfida per le democrazie. Abbiamo parlato della Russia, abbiamo parlato della Cina, abbiamo parlato della Turchia, abbiamo parlato anche di paesi europei che si definiscono loro stessi democrazie liberali. Tutto questo interroga l'equilibrio del pianeta, non l'equilibrio di una parte del pianeta, dell'intero pianeta. E l'Europa oggi è la parte del pianeta dove, tra virgolette, la democrazia e le democrazie pesano notevolmente. L'Europa e gli Stati Uniti. A loro spetta la guida in questa battaglia difficilissima, perché guardate, c'è un ragionamento che viene fatto spesso sotto traccia. Siamo in momenti difficilissimi di emergenza, c'è la pandemia, bisogna prendere decisioni molto difficili. Beh, facciamo decidere a uno solo, perché quell'uno solo è veloce, decide rapidamente, non deve passare dal Parlamento, non deve discutere, non ci sono bizantinismi, non ci sono altre cose. Bene. Lo dico con una certa nettezza, io non sono d'accordo con questo ragionamento. Anzi, penso che più è drammatica la sfida per il benessere comune e più a decidere devono essere in tanti. Più a decidere devono essere in tanti. Tutto questo interroga direttamente l'Europa. È bene che gli Stati Uniti siano tornati sulla scena mondiale. Io considero molto importanti i primi passi dell'amministrazione Biden e considero straordinariamente importante avere trovato un interlocutore dall'altra parte dell'Atlantico. Penso per esempio che dobbiamo affrontare il tema dell'Africa, di cui ho parlato prima, insieme con gli Stati Uniti, ma non illudendoci che gli Stati Uniti possano fare il lavoro dell'Europa. E per gli Stati Uniti, poi ce lo dirà magari Mariangela con più calma nell'altro intervento, hanno fatto una scelta strategica. La scelta strategica è il Pacifico, spetta all'Europa. Occuparsi del Mediterraneo e dell'Africa, quadranti sempre più cruciali per gli equilibri del pianeta. È importante che gli Stati Uniti siano tornati, è importante che l'Europa faccia un passo avanti. Vedete, noi ci troviamo in un Mediterraneo sempre più complicato, stavo quasi per dire sempre più pericoloso, sempre più difficile da governare. Un Mediterraneo che è sempre meno Mare Nostrum, guardate, per lungo tempo abbiamo avuto l'Europa che guardava ad est, considerando ad est la minaccia principale. Ed era probabilmente giusto negli anni passati, dopo il crollo del muro di Berlino, c'era una straordinaria idea, quella cioè di fare diventare amici quelli che i nemici erano i nemici di prima, quelli del muro. Ma poi a un certo punto è successa una cosa l'anno scorso, e cioè che l'est europeo è scivolato nel Mediterraneo. Ho parlato di Bamako, vorrei parlare della Libia, della Russia in Libia, della Turchia in Libia, di due paesi tipicamente orientali che oggi sono protagonisti del Mediterraneo centrale. Tutto questo interroga direttamente l'Europa. E l'Europa, per svolgere questo ruolo, deve avere consapevolezza, deve fare passi avanti, per esempio, sulla Europa della difesa, perché non esiste la possibilità di governare un Mediterraneo se non c'è un'Europa che è capace di avere anche una visione sul terreno della sicurezza dell'intero Mediterraneo, appunto perché l'Europa non è un'autorità morale. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che sia attrezzata per reggere alla sfida della sicurezza cibernetica. Oggi gli Stati Uniti hanno richiamato per l'ennesima volta la Russia. Sappiamo perfettamente cosa si agita dietro gli attacchi informatici, sappiamo perfettamente quanto siano pericolosi e quanto possono mettere in ginocchio un intero paese. Non aspettiamo che arrivi la Pearl Harbor cibernetica per occuparci di tutto ciò, perché una Pearl Harbor cibernetica può arrivare anche abbastanza rapidamente. Infine ho concluso. L'Italia.
L'Italia ha una straordinaria opportunità. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha una sua storia, che ha un suo presente particolarmente forte, una sua credibilità internazionale. Ne abbiamo bisogno come il pane. Ma l'Italia oggi può svolgere un altro ruolo che è collegato a quella che è stata storicamente la sua funzione nel mondo. E cioè noi siamo di fronte a un Mediterraneo di cui ho spiegato le dinamiche e siamo al centro del Mediterraneo. Cosa deve fare l'Europa? Cosa deve fare l'Italia? L'Italia deve svolgere fino in fondo la sua vocazione, e cioè di un paese profondamente occidentale, profondamente radicato ai valori di libertà e di democrazia. E tuttavia, essendo un paese nel cuore del Mediterraneo, è il paese del dialogo, è la spinta più avanzata nel dialogo. Appartenere profondamente a un mondo e contemporaneamente essere la parte di quel mondo che più dialoga con gli altri. Ma voi sapete perfettamente che per appartenere con forza ad un mondo e dialogare con gli altri bisogna essere particolarmente forti delle proprie idee, delle proprie convinzioni. Io penso che l'Italia oggi, in una situazione difficilissima degli equilibri del pianeta, abbia una straordinaria opportunità. Mai come adesso l'Italia può svolgere un ruolo cruciale negli interessi del proprio paese, negli interessi dell'Europa, negli interessi delle democrazie nel pianeta. Giampiero Massolo. Si dice comunemente l'unione fa la forza, no? Quindi è evidente l'interesse nazionale italiano ad essere parte di un'Europa, a operare perché l'Europa si rafforzi sempre più, a intensificare quella che si chiama autonomia strategica, che in sostanza significa rafforzare le capacità europee dal punto di vista dell'efficienza delle istituzioni, dal punto di vista di una politica sociale e di inclusione all'altezza di quello che di inarrestabile ci attende dal mondo globalizzato, che si doti di una dimensione economica comune, possibilmente rendendo permanente quanto è stato egregiamente fatto con Next Generation EU, quindi con Recovery Fund. Cioè tutto questo è assolutamente nell'interesse italiano, così come nell'interesse italiano non è una visione velleitaria di un'Europa autonoma che ondeggia fra Stati Uniti, Cina, Russia e quant'altro, ma è quello di un'Europa forte, autonoma, ma autorevole componente di quello schieramento occidentale transatlantico che è l'unica base per negoziare, per fronteggiare a viso aperto gli Stati Uniti e per contrapporsi, la Cina e per contrapporsi sui vari scenari regionali, incluso il Mediterraneo, alla Russia. Quindi questo è un ovvio interesse nazionale italiano, rafforzare l'Europa, fare in modo che un'Europa forte sia un autorevole pilastro di un forte rapporto transatlantico, di un forte Occidente che possa stare autorevolmente al mondo. Io, come Marco Minniti, peraltro sono un federalista deluso, no? Sono profondamente federalista, ma altrettanto non mi fa difetto il realismo, quindi vedo che cosa sta succedendo. E cosa sta succedendo? L'Europa non ha un'identità propria nel campo delle relazioni internazionali, non esiste qualche cosa come un interesse europeo definito. C'è una sommatoria nella dimensione esterna, nelle relazioni esterne dell'Unione, degli interessi dei singoli Stati membri che quindi si attestano sempre al minimo comune denominatore. C'è un eccesso di diplomazia declaratoria, deplorativa direi, no? Cioè, qualsiasi cosa succede c'è sempre l'alto rappresentante per la politica estera che deplora qualche cosa e appresso a lui i ministri degli esteri che compongono il Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Ecco, questa è la situazione. Allora, se questa è la situazione, io credo che una cosa che intanto dovremmo cominciare a fare per fare il nostro interesse nazionale è smettere di considerare l'integrazione europea come un fine a se stesso,
assistito. L'integrazione europea è sicuramente nell'interesse nazionale, ma non è un fine in se stesso. Dovremmo crescentemente guardare all'Europa come a una modalità, una delle modalità, ancorché la più importante, per promuovere l'interesse nazionale. E poiché da soli non potremo farlo, poiché neanche promuovere l'interesse nazionale attraverso l'Europa si può fare da soli, allora dobbiamo supplire a questo deficit di identità europea attraverso una forte politica di alleanze con i paesi europei che contano. Bene ha fatto il presidente Draghi a ricucire, come si suol dire, con la Francia, bene fa a essere vicino alla Germania, bene fa a non mollare il Regno Unito, polemiche su Wembley e la finale a parte, bene fa, anche se su questo potremmo discutere ancora, a non stare proprio lontanissimo dalla Spagna. Cioè, io credo che l'Europa, al di là di quello che si può dire delle buone intenzioni, cammina ancora in larga parte sulle gambe degli Stati membri. E noi dobbiamo, e a questo mi riferivo quando dicevo prima che dobbiamo irrobustirci come paese, dobbiamo essere veloci nei nostri processi decisionali, efficienti nei nostri processi decisionali, perché gli altri lo sono, la Francia, la Germania e così via, e dobbiamo fare squadra con questi paesi per aumentare la gravitas. Un giorno tutto questo non sarà più necessario, perché avremo le istituzioni che De Gasperi, Schuman, Adenauer avevano in qualche modo divisato. Ecco, ma non è così, e io temo purtroppo che non sarà così per molto tempo. Quindi bisogna fare il vino con l'uva che abbiamo, temo. 10 giorni fa si è svolto in Italia una nuova riunione della coalizione anti-ISIS contro lo Stato Islamico, una sanguinaria espressione del terrorismo jihadista. Nella giornata di ISIS è tornata a farsi vivo minacciando il nostro paese, come Repubblica oggi ha raccontato. Sono state molte le testimonianze di solidarietà che sono arrivate oggi al Presidente del Consiglio, che questa mattina ha ringraziato partner e alleati. Le tre persone, non rivelo un segreto dicendo che le tre persone che sono oggi ospiti di questo dibattito negli anni scorsi, precedenti, con differenti responsabilità all'interno dello Stato, hanno contribuito a proteggere il nostro Paese dal rischio di attentati di ISIS. Quindi la domanda per tutti e tre non può che essere: la Jihad minaccia ancora la sicurezza del nostro Paese? Mariangela Zappia. Ma purtroppo la risposta è molto semplice, e la risposta è sì. Minaccia la nostra, come minaccia la sicurezza europea, come minaccia anche la sicurezza che mi trovo. E cioè, sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti giganteschi in termini di difesa dei nostri paesi. Sicuramente la riunione a cui, direttore, lei accennava, che si è svolta giorni fa in Italia, ha mostrato anche plasticamente che questo gruppo di paesi che si ritrova intorno alla coalizione è vivo intorno all'obiettivo di continuare nella lotta al terrorismo internazionale. Però certamente la minaccia c'è tuttora. Lei ha citato minacce, diciamo, verbali che in qualche modo sono state fatte negli ultimi giorni contro il nostro paese, il ministro degli esteri, va tenuta la guardia alta. E qui mi ricollego un po' a quello che veniva detto prima sull'Africa, cioè siamo abituati a pensare al terrorismo come qualcosa che si concentra in alcune zone geografiche, e su quelle zone geografiche poi abbiamo lavorato insieme ai nostri partner, ma in realtà c'è una zona, che è questa zona saheliana, che rischia di essere veramente fuori controllo, che è alle porte di casa nostra. E quindi questo rinnovato interesse che noi portiamo all'Africa, e non soltanto all'Africa, alla costa, diciamo, settentrionale dell'Africa, che è quella che ci guarda più da vicino, ma quello che c'è dietro, è estremamente importante. Abbiamo fatto passi in avanti proprio in questo senso, abbiamo aumentato la nostra presenza diplomatica, stiamo impegnandoci da un punto di vista militare insieme ai nostri alleati. È sicuramente la strada da continuare a seguire, perché la minaccia è,
è presente e è qui vissuta dal nostro principale alleato è molto chiara. I primi segnali che ha dato l'amministrazione Biden, per esempio, di interesse verso l'Africa sono stati molto chiari. Bisogna tornare a occuparsene, bisogna tornare ad occuparsene in chiave di sicurezza e naturalmente con quello viene anche tutto il resto, forse svilupperemo dopo questo tema. Quindi l'attenzione va tenuta. Gianpiero Massolo. Sì, certo, anche per me la risposta è sì, evidentemente, come dicevamo prima, è uno di questi casi in cui effettivamente appare praticamente come l'interesse nazionale in realtà si faccia anche fuori, molto lontano talvolta dai confini nazionali, diciamo così, e questo in parte può anche servire da risposta su qualche incertezza o qualche, come dire, dubbio che ci possa essere sullo strumento delle missioni internazionali all'estero e che sento qui e là aleggiare, diciamo così. Quindi c'è, sicuramente c'è, e dirò anche un'altra cosa, cioè è chiaro che ISIS, Al-Qaeda, quant'altro, ma soprattutto ISIS, una volta frustrata, oserei dire quasi definitivamente, l'ambizione di farsi Stato e quindi di dare una dimensione statale al terrorismo, e ricorre crescentemente a quelli che sono gli strumenti tradizionali, quindi l'attentato, l'azione terroristica tradizionale, il fomentare l'infiltrato, il radicalizzare le persone sui territori nazionali. E il, entro certi limiti, un fai da te, ma un fai da te molto raffinato, molto strutturato e comunque sia molto pericoloso. Io volevo dire una parola a proposito del nostro paese. Spesso, quando esercitavo altro tipo di responsabilità, mi veniva chiesto: ma perché l'Italia no? Perché non c'è stato un attentato terroristico in Italia? Evidentemente io nel rispondere, raccomandando mentalmente l'anima a Dio, non ancora, diciamo così. Però oggettivamente ci sono alcuni fattori abbastanza predisponenti, per cui perché no o non ancora nella peggiore delle ipotesi d'Italia. Ma intanto, e questo lasciatemelo dire, c'è in Italia una collaborazione stretta, come non sempre accade in altri paesi, fra l'intelligence e le forze di polizia. Questa collaborazione è sviluppata, affonda le origini nel tempo, il coordinamento è efficace, lo scambio di notizie è efficace. In secondo luogo, il modo in cui è composto il territorio italiano è fatto spesso di centri piccoli, medio piccoli, quindi favorisce il controllo sociale entro certi limiti, molto più di quello che accade nelle grandi città. E nelle grandi città non ci sono o non ci sono ancora zone dove le forze di polizia non possano entrare, ghetti, repubbliche indipendenti confederate. Ecco, questo nelle nostre città, dicevo, non c'è o non c'è ancora. E poi c'è ancora, malgrado tutto, una struttura familiare della società italiana che ancora regge e non abbiamo ancora avuto, contrariamente per esempio a quanto accade in Francia, ma in qualche misura anche nel Regno Unito e in Germania, e cioè una immigrazione di terza generazione. Noi, come dire, siamo a malapena alla seconda. Cioè, questi sono fattori comunque da considerare quando si parla di minaccia jihadista e dell'Italia. Ci garantisce questo completamente? No, il rischio zero evidentemente non esiste, la guardia va mantenuta alta e gli sforzi vanno moltiplicati, però ci tenevo a fare questo quadro, proprio perché anche l'opinione pubblica e il pubblico, perlomeno di questa sala, quello che ci segue in streaming, abbia di questo fenomeno un'immagine un po' più articolata. Ecco Minniti. Islamic State è stata sconfitta militarmente, è tramontato definitivamente il sogno del califfato mondiale e tuttavia Islamic State esiste. È in grado di minacciare, è in grado di colpire e può farlo soprattutto attraverso una rete di lupi solitari. Non c'è una direzione strategica di Islamic State, c'è un'attivazione da remoto. Nel senso che ci sono delle persone che si sono radicalizzate nel tempo, che vivono anche nei nostri paesi, che a un certo punto possono essere attivate. La minaccia di ieri può significare un segnale di attivazione.
Per questo non può essere sottovalutata. Islamic State non è in condizione di organizzare, tra virgolette, un attacco verso l'Italia, né tantomeno è in condizione di prendere Roma. E tuttavia può far passare un messaggio di fronte a persone radicalizzate che magari sono inserite dentro i gangli vitali delle nostre società europee, che è il momento di passare all'azione. Ed è per questo che non bisogna sottovalutare nemmeno per un momento quel tipo di minaccia, ed è per questo che la partita dell'Africa, in attesa che si capisca l'esito della questione afghana, questione delicatissima. Il direttore all'inizio ricordava un piccolo particolare, e cioè che proprio ieri, non casualmente in Russia, i talebani hanno rivendicato il controllo dell'85% del territorio afghano. E poi vedremo quale sarà l'esito effettivo, e tuttavia non sfugge a nessuno che quello è uno scenario che desta una particolarissima preoccupazione. Io non ero uno di quelli che diceva che bisognava rimanere militarmente, perché dopo 20 anni non si può rimanere militarmente in un posto. O si è riusciti a cambiarlo profondamente, oppure non ce la si è fatta. E tuttavia non sfugge a nessuno che non è un segnale straordinario il fatto che, tra virgolette, la comunità internazionale esattamente 20 anni fa è andata in Afghanistan per liberarlo dalla presenza dei talebani, e oggi i talebani forse hanno il controllo dell'85% di quel territorio. Cito così a caso: Iraq, Libia, Siria, Afghanistan. Forse è venuto il momento, caro direttore, di fare un bilancio di quello che ha fatto l'Occidente nel mondo. Forse dovremmo interrogarci che siamo stati a volte molto bravi e molto capaci, il bravi lo dico ironicamente, nel mettere in campo iniziative militari, nel fare guerre, molto meno bravi nel costruire la pace dopo l'intervento militare. Su questo andrebbe fatta una riflessione organica, perché anche questo è un elemento della lotta contro il terrorismo. Infine, l'ultima considerazione. E Gian Piero ha fatto bene a ricordare l'impegno dell'Italia e a ricordare anche che quello che viene spesso considerato come lo stellone italiano, e cioè il fatto, non lo dico nemmeno perché voi sapete, io sono calabrese, quindi particolarmente scaramantico, Gian Piero è riuscito a dirlo, io non lo dico nemmeno. E quindi, diciamo, quella cosa a cui si è riferito Gian Piero è tuttavia è il frutto del lavoro di migliaia e migliaia di persone che stanno sempre con gli occhi e le orecchie dritte. E tuttavia c'è un punto che qui io vorrei richiamare. Tra le altre cose, il tema cruciale è il controllo del territorio. Vedete, siamo di fronte al sviluppo delle nuove tecnologie, e tuttavia di fronte a un lupo solitario l'unica cosa che può essere un elemento vero di prevenzione è quello del controllo del territorio. Noi abbiamo oggi in Italia una integrazione tra forze di polizia e forze armate che ha garantito un principio fondamentale, il controllo diffuso del territorio senza far venir meno i principi di libertà, perché noi siamo quelli che hanno sconfitto negli anni 70-80, e qui siamo a Bologna, un drammatico terrorismo interno senza stato d'eccezione, senza far venire nemmeno per un secondo le regole di una democrazia. Abbiamo difeso la democrazia, come diceva un grande presidente del nostro paese, con le armi della democrazia. Questo valeva allora, questo vale oggi. Infine, un'ultima considerazione. Il dialogo interreligioso. Papa Francesco. Voi direte, ma cosa c'entra? Che ci sta dicendo Minniti? Il Papa nella lotta contro il terrorismo? Sì. Perché il dialogo interreligioso è un elemento fondamentale per isolare i terroristi. Quella parola chiave, ripetuta da Papa Francesco, non si uccide mai in nome di Dio, è un elemento cruciale e fondamentale da far diventare una bandiera del dialogo interreligioso. Se oggi questo è possibile, lo si deve al Papa di Roma. Nella storia del mondo non è sempre stato così, ed è per questo che oggi va ricordato con grande forza. Durante il suo primo viaggio europeo, il presidente americano Biden
ha indicato i due presidenti nella Cina e nella Russia in maniera molto diversa. La Cina è rivale strategico globale, la Russia un paese invece concorrente geopolitico in più scenari regionali, come sul fronte del cyber. Soprattutto però li ha tenuti assieme dicendo: le autocrazie puntano a delegittimare le democrazie, la risposta deve essere rafforzare la comunità delle democrazie trovando ricette comuni per affrontare i problemi interni che ognuno dei nostri paesi ha, come la pandemia, le diseguaglianze, i cambiamenti climatici. Ecco, questa ricetta, rafforzare la comunità delle democrazie per rispondere alla sfida delle autocrazie che il presidente americano ha illustrato, può essere anche nel nostro interesse nazionale? Ci sono degli elementi di coincidenza con l'interesse italiano oppure no? Mariangela Zappia. Ancora una volta la risposta è molto semplice, la risposta è assolutamente sì. Noi facciamo parte di quella comunità delle democrazie e il fatto che sia stato posto come obiettivo così chiaramente dal primo giorno di questa nuova amministrazione credo sia da cogliere, come è stato fatto del resto dal nostro paese, da accogliere subito e da accoglierne quelli che sono gli aspetti più attinenti proprio al nostro interesse nazionale. Io credo che ci sia, come dicevo prima, una comunità di valori e di principi che accomuna questa idea della comunità delle democrazie. Credo che questa sfida della pandemia abbia in qualche modo validato il concetto dei principi che sottendono le democrazie e credo quindi che in questa alleanza che noi abbiamo con gli Stati Uniti dobbiamo anche essere, come dire, coerenti e avere il coraggio delle cose che diciamo, e cioè essere forti significa anche non avere complessi, essere forti significa anche dire le cose come stanno, e credo che in questo il fatto di avere un paese che si situa appunto chiaramente in un certo ambito, un governo che dice le cose chiaramente in modo pragmatico, concreto, sia qualcosa che non solo ci avvicina moltissimo ancora di più a questo paese nel quale mi trovo, ma che sia nel nostro interesse nazionale. Diceva prima Giampiero, lo diceva anche Marco Minniti, l'Italia è un paese che per vocazione ha necessità e ha la capacità di dialogo. Non sono due concetti contraddittori. Dialogare non vuol dire rinnegare le proprie alleanze di principio, ma dialogare con paesi con cui il dialogo è difficile, come diceva lei direttore, per esempio con la Russia e la Cina, lo si può fare partendo da una posizione di forza, e la posizione di forza è data dalla chiarezza del dove ci situiamo. Ecco, io credo che ci sia un'opportunità che dobbiamo cogliere, un'opportunità che del resto questa amministrazione ha essa stessa individuato, come dicevo prima, di un rapporto privilegiato con il nostro paese. Io credo che non sia un caso che la visita di un dignitario straniero sia stato quello del nostro ministro degli esteri qui. Credo che non sia affatto un caso, se si guarda l'Italia nel suo ruolo di presidenza di G20, di copresidenza della COP26, come molto di più, diciamo, semplicemente di un'etichetta di presiedere un tavolo, si tratta anche di orientare delle scelte che sono scelte per il futuro. Nel G20 di un gruppo di paesi che costituisce l'80% del PIL mondiale, nella COP26 in un consesso multilaterale che determinerà quelle che sono le direttive del futuro nella lotta al cambiamento. Sono ruoli di leadership che l'amministrazione americana ha visto da subito come opportunità. Lasciare ad un paese come il nostro, rafforzare, diciamo, la leadership di un paese come il nostro in questi consessi multilaterali è nell'interesse americano ed è naturalmente nel nostro interesse. Marco Minniti.
se Biden non avesse detto quelle parole avrei cercato di fargliele dire posteriori, nel senso che si comprende che c'è da parte mia una adesione convinta a quell'impostazione, mai come adesso, e tutto è stato reso ancora più evidente dalla pandemia. Noi abbiamo una sfida che riguarda i valori, che riguarda i modi di vita, che riguarda la cultura di pensare ad un pianeta. Da questo punto di vista dobbiamo comprendere che noi siamo nettamente da una parte, siamo da parte delle democrazie, e la sfida giustamente deve essere squadernata in maniera netta sotto gli occhi di tutti. E in questa sfida non si può stare da tutte e due le parti. Lo dico perché a volte anche noi abbiamo una tendenza, diciamo, una cosa è il dialogo, un'altra cosa è stare con tutti. Perché stare con tutti non è tecnicamente possibile, perché poi alla fine si finisce per diventare inaffidabili, e l'unica cosa che un paese non può consentirsi, appunto per l'interesse nazionale, è diventare inaffidabile. Detto tutte queste cose, quindi comprendendo che da parte mia c'è una condivisione fortissima della sfida ideale e culturale che abbiamo di fronte, mi si consenta di fare un ragionamento un pochino più approfondito. Noi abbiamo di fronte un mondo abbastanza, tra virgolette, squinternato. Squinternato nel senso che a volte, quando si usa riferirsi all'attuale attamento del mondo, si dice il mondo è un caos. Qualcuno in maniera abbastanza simpatica l'ha riassunto nella parola Caoslandia. La parola Caoslandia significa e vuole alludere all'idea di avere un mondo che è passato dall'essere un mondo bipolare, da un lato la Russia, dall'altro gli Stati Uniti e gli alleati occidentali, ad un mondo che poi ha vagheggiato l'illusione, che si è rivelata tale, di un mondo multipolare. Oggi Caoslandia significa un mondo apolare, dove non ci sono punti di riferimento, ci sono le grandi potenze, sì, ci sono le grandi potenze, e ci sono gli Stati Uniti, una grande potenza democratica, politica, economica, militare, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'India che è una grande potenza demografica. Pensateci un attimo, queste grandi potenze possono segnare un equilibrio in un senso o un disequilibrio verso un altro senso. Poi c'è l'Europa. E se questa è la partita, noi dobbiamo comprendere due cose, che in questo mondo ci sarà sempre cooperazione e competizione. In ogni rapporto, anche con il paese più vicino, sarà segnato da cooperazione e competizione, e spesso le due cose saranno insieme. Poi c'è un'altra questione, che c'è un problema di taglia. Nel Mediterraneo noi abbiamo la Russia e la Turchia, abbiamo parlato della Cina, dell'India, abbiamo parlato degli Stati Uniti che sono il nostro alleato. Noi pensiamo realisticamente che questa sfida del pianeta ogni paese europeo possa giocarla da solo? Possa farcela da solo la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna? Io comprendo tutto, ma se non si capisce che la taglia oggi diventa fondamentale, e la taglia significa l'Europa, per competere oggi in questa sfida globale c'è bisogno di una taglia che sia simile a quella europea. Infine, un'ultimissima considerazione. Noi dobbiamo lavorare, questo è l'interesse dell'Europa, per un nuovo ordine mondiale. Vedete, c'è un grande americano, forse il più importante diplomatico americano, che ricordiamo, si chiama Henry Kissinger. Henry Kissinger storicamente è un uomo legato fino alla parte più piccola del suo corpo all'Occidente e ai valori occidentali. Nulla può far dire che Henry Kissinger non sia, tra virgolette, uno di quelli che ha difeso e ha pensato nel migliore dei modi possibili gli interessi dell'Occidente. E tuttavia un uomo come Henry Kissinger, nel mentre difendeva quell'idea dell'Occidente, era l'uomo del dialogo della Russia prima e con la Cina dopo. È quell'uomo che oggi ci richiama all'esigenza di costruire un nuovo ordine mondiale.
di fronte a Caoslandia, la risposta non può essere quella di sopravvivere. Se è Caoslandia, l'alternativa è un nuovo ordine mondiale, forti dei nostri valori, senza cedere nemmeno per un attimo, ma quel nuovo ordine mondiale dobbiamo costruirlo insieme. Gli Stati Uniti, l'Europa, la Russia, la Cina, l'India e l'Africa. So che è più difficile, ma questa è la sfida vera del domani. Se invece ripiombiamo nel ripiegamento nazionale, non c'è futuro. Per questo, la dico banalmente, i populisti forse oggi hanno un presente, sicuramente non hanno un futuro. Gianpiero Massolo. Ma intanto devo dire, mi riconosco in quanto è stato appena detto, ovviamente, e anch'io devo dire noto, apprezzo e saluto con favore, perché trovo rispondente all'interesse nazionale italiano questa enfasi sull'elemento valoriale dell'amministrazione Biden. Cos'è l'interesse nazionale in fondo? L'interesse nazionale è un atto di sintesi, è una decisione che non deve danneggiare, ma anzi deve fare il bene delle collettività nazionali alle quali si riferisce, che deve incorporare tutta una serie di elementi. Questa decisione spetta ai governi, e i parlamenti debbono poi ratificare o non ratificare questa decisione, le opinioni pubbliche, la piazza, in ultima analisi, deve dire se l'interesse nazionale, l'atto di sintesi, è stato fatto in maniera felice, non felice, rispondente o non rispondente. Quindi nel momento in cui hai il tuo principale alleato, la superpotenza mondiale, che nel suo atto di sintesi, nel suo promuovere l'interesse nazionale, incorpora un forte elemento valoriale, questo agevola anche il compito di chi in Italia deve promuovere l'interesse nazionale, perché parliamoci chiaro, la nostra è un'opinione pubblica sensibile ai valori, non solo perché è occidentale, ma per storia, per indole, per cultura, e quindi da questo punto di vista Dio solo sa quando ogni tanto c'è bisogno di incorporare in questa sintesi anche fattori che, come posso dire, non necessariamente combaciano con i valori, ma che sono funzionali al nostro stare al mondo. Dio solo sa quante difficoltà hanno e hanno avuto i governi di turno. Quindi nel momento in cui tu sei così autorevolmente sostenuto nell'elemento valoriale dell'interesse nazionale, anche il governo nazionale ha un compito più facile. Introduco solo una piccola nozione di dubbio in tutto questo. La nozione di dubbio è che io sono convinto delle buone intenzioni del Presidente Biden e della sincerità del Presidente Biden, ma non credo che il Presidente Biden, in nome dei valori, arrivi a correre il rischio di ideologizzare un conflitto con la Cina e con la Russia, che è già complicato di suo, per doverlo ancora ulteriormente complicare inserendo in esso un elemento ideologico che oggi come oggi, in un'epoca di crisi e fine delle ideologie, questo conflitto non ha. E quindi attenzione a non considerare questo elemento valoriale importantissimo alla base dell'azione americana come un elemento assoluto, perché potremmo un giorno risvegliarci e capire che poi interesse nazionale è la sintesi che il governo americano, che l'amministrazione americana fa per promuovere l'interesse nazionale americano, comprende i valori, ma non solo i valori. Ecco, io credo che tutti i governi, e in particolare un governo come il nostro, che ha a che fare con un'opinione pubblica come la nostra, anche questa dimensione la deve avere abbastanza presente. Grazie. Il nostro incontro finisce qui, grazie a Gianpaolo Massolo, Piero Massolo, Marco Minniti e l'ambasciatrice Mariangela Zappia, tre protagonisti del nostro sistema della sicurezza nazionale. Grazie a voi che ci avete seguito, è stato un privilegio, e grazie soprattutto a chi ci ha seguito da casa. Grazie.